Ciao carissimi, come state? Spero tutto bene. Come sta andando questa quarantena? Procede bene? Mi auguro di sì. State restando a casa? Tanto sapete che ci sono io a tenervi compagnia e durante questa quarantena, che ancora purtroppo continua, ho deciso di giocarmi il jolly. Vi ricordate questo qui dove l'avete visto? I più attenti e quelli che mi seguono assiduamente durante tutti i video se lo ricorderanno perché l'ho mostrato tempo fa quando è stato realizzato. Molti di voi invece vedendo così non gli può dire assolutamente nulla. Ma vi invito a continuare a guardare questo video perché ho deciso di giocarlo e questa è una cosa molto preziosa, ma in questo periodo che è molto particolare per me e per tutti. Credo che sia proprio adesso il momento giusto di giocarmelo, quindi mi gioco il jolly, all in. Lo definisco il jolly perché secondo me conservare i salumi alla vecchia maniera, come facevano i nostri nonni, nello strutto è la conservazione migliore che ci possa essere. Questo perché? Perché il salume assume tutto un altro gusto, diventa più morbido, più gustoso, più saporito, si esaltano di più i sapori e non c'è assolutamente paragone con il sottovuoto. Ma giustamente i tempi cambiano e dobbiamo adeguarci. Circa 3 mesi fa vi ho fatto vedere proprio quanto preparavo questo mio vaso con 3 salsicce belle stagionate che ho praticamente affondato nello strutto, ossia il grasso disciolto del maiale dopo averlo passato sul fuoco per diverse ore. Ed ecco qui il nostro vaso dopo 3 mesi. Come vedete, ogni salsiccia è collegata a questo spago. Questo perché l'ho messo proprio per facilitare l'estrazione dal grasso che adesso è diventato solido. Leggo invece uno spago rosso quando il salume è con il peperoncino, così al momento che devo andare a tirarle fuori so già quale devo prendere. E io cosa faccio? Ogni anno mi preparo un po' di questi vasi, in un vaso ne metto una singola, nell'altro metto qualche soppressata e quando c'è qualche occasione particolare in famiglia, oppure quando voglio stupire un ospite speciale, dico oggi mi gioco il jolly. Oggi era una giornata un po' così, si sente di tutti questi morti in TV, avevo un po' come si dice, l'umore sotto le scarpe e allora mi sono deciso a fare questo video. Ecco qui, andiamo a tirare la prima salsiccia dallo strutto. Certamente è un po' fastidioso, va ripulita da tutto lo strutto che gli rimane attaccato e può sembrare poco pratico, ma io vi assicuro che ne vale veramente la pena se eventualmente dovessimo sporcarci un po'. Come vi dicevo all'inizio, i salumi vanno messi sotto lo strutto quando sono già stagionati e così si conserveranno quasi per un anno intero. Anche perché poi quando si incomincia ad andare verso l'estate con il caldo comincia naturalmente a sciogliersi di nuovo lo strutto, per cui li consumeremo prima. E almeno a casa mia dove mi piace mantenere la vecchia tradizione ci conservo sia i salumi che anche le braciole e vi ho fatto vedere già un video in passato che lo trovate, ve lo metto in descrizione. Ecco qui la salsiccia è bella e pulita, adesso possiamo tagliare e vediamo come si presenta al suo interno. Quando sono state messe nel vaso erano belle dure, belle secche, oggi invece risultano essere morbide, e sì, perché parte di quello strutto penetra all'interno del salume, lo rende morbido, molto più profumato, si esalta anche il gusto delle spezie che sono al suo interno come il finocchietto. Guardate la lacrima, non so se riesco a farvela vedere meglio, non so, ecco, qui si vede il lucido dell'olio, guardate qui che roba. Per non parlare poi del profumo che fa questo salume. Beh, molti di voi sicuramente sanno benissimo di cosa sto parlando e tanti altri non hanno avuto la fortuna di averlo mai assaggiato, ma vi invito se ne avete occasione di provare e sentirete che differenza c'è rispetto a altri tipi di conservazioni. E poi lo strutto nel vaso non è che si butta o va perso, ci si può anche cucinare, friggere delle patate che ve lo dico a fare, sono una favola e tante altre preparazioni. Beh, adesso devo assaggiarla perché sto profumo che mi passa sotto il naso non può rimanere solo profumo, devo sentire il gusto e non vedo l'ora di assaggiarlo. Per oggi con questa delizia vi voglio fare un'altra ricettina. Intanto adesso fatemi assaggiare perché magari può darsi pure che non è buona. Io non sono come San Tommaso, guardate qui, guardate qui.
Adesso capite perché si dice del maiale non si butta niente, quando una volta si aveva un maiale si aveva un'enorme fonte di ricchezza. E più l'animale era grasso, più il contadino ne era contento. Vai, vai con l'assaggio! Ora lo so che mi state invidiando davvero tanto e vi giuro che mi dispiace per voi che non potete assaggiare il gusto e il sapore spettacolare che sto provando io in questo momento. Poi col pane di casa fatto ieri, una delizia senza eguali. Però si deve anche capire per apprezzare tutto quello che c'è dietro a questo piccolo assaggio di oggi. E vi posso dire con estrema modestia che sono veramente felice che a casa mia ancora mangio come si mangiava un tempo. Bene, per la ricetta mi servono 6 uova, ne ho 4, me ne servono altre 2. Andiamo dalle mie comari, vediamo se mi fanno questo regalo e neanche a farlo apposta ce ne sono giusto 2, quelle che mi mancavano per presentarvi la ricetta di oggi. A questo punto c'è davvero tutto, possiamo andare di nuovo in cucina perché così vi presento tutti gli altri ingredienti e vediamo che cosa prepariamo oggi di buono. Carissimi, eccoci in cucina. Oggi, con la scusa della videoricetta, voglio farvi capire qual è il mio concetto di frittata e vi faccio vedere la preparazione di una delle mie preferite. Abbiamo bisogno di 6 uova freschissime. Qui abbiamo un ingrediente importantissimo, sono delle code di cipolle rosse, dolci, fresche. Qui abbiamo circa 200 g di formaggio pecorino primo sale, che trovate sempre sul sito Sfizi di Calabria, e la nostra salsiccia sottostrutto. Per prima cosa iniziamo subito a tagliare le cipolle. Vedete che oltre alle code ci sono anche un paio di cipollotte. Questa ovviamente è tutta roba del mio orto. Le code per questa frittata sono un ingrediente essenziale perché la faranno divenire morbida, gustosa e dolce, per cui non possono assolutamente mancare. Questa qui è proprio la frittata che noi usiamo fare nel giorno di Pasquetta e siamo arrivati a metterci persino anche 40 uova. Beh, mettiamoci all'opera, iniziamo a tagliare i cipollotti, non c'è bisogno di farli troppo sottili, e anche le code di cipolla la stessa cosa, tritiamo tutto. Vi sconsiglio magari di provare a farla con la cipolla, quella bianca, perché il risultato sarebbe totalmente diverso da quello desiderato. E se non avete le code di cipolla o i cipollotti, potrete usare la cipolla rossa di Tropea classica, che va benissimo, quella dolce. Nel frattempo che finiamo di tagliare le code di cipolle, voi potete iscrivervi al canale, attivare la campanellina, così seguirete tutti i prossimi video. Spostiamoci ai fornelli, in una padella antiaderente mettiamo 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, lo lasciamo scaldare un po' e versiamo le nostre code di cipolle al suo interno. Adesso le lasceremo appassire per bene a fiamma media, andiamo a salare quanto basta, così gli diamo una girata. E poi possiamo mettere un coperchio sopra e le lasciamo stare. Ogni tanto diamo una girata finché non saranno del tutto appassite. Vedete di quante si sono ridotte? Quando siamo a questo punto vanno benissimo. Possiamo spegnere e toglierle dal fuoco. Le mettiamo in un piatto. Vedete come si sono ridotte? È diventato poco più di un piatto. Adesso possiamo lasciarle a raffreddare. Io le metto vicino alla finestra. È giunto il momento di occuparci delle uova freschissime, mi raccomando. Andiamo a rompere tutte e 6 le uova. Ploff! Attenzione, spostatevi, mi raccomando, che sta arrivando una valanga di uova. Mettiamo un pizzico di sale, non tantissimo. Un po' di pepe nero macinato al momento fresco. E iniziamo a sbattere le uova. O meglio, nel caso della frittata le uova vanno giusto rotte, non dobbiamo fare un pan di Spagna per cui dobbiamo star lì a sbattere per mezz'ora, basta così, una volta che sono rotte vanno benissimo così. Versiamo le cipolle nelle uova, così. Una giratina, tac. E aggiungiamo il formaggio. Voi in alternativa, se non l'avete questo primo sale, potete usare o il formaggio grattugiato pecorino o parmigiano o misto, fate un po' a vostro gusto, come vi dico sempre. Adesso tagliamo un paio di pezzoni della salsiccia, andiamo a togliere il budello.
E adesso con il miglior attrezzo che avete in cucina, le vostre mani ben pulite, la andiamo a sbriciolare. È così morbida che non facciamo nessuna fatica, eppure è un salume stagionato. Guardate che bei pezzi di grasso, di carne magra, che profumo, che profumo! E credetemi, le code di cipolla, la salsiccia stagionata e le uova sono una tris di ingredienti vincente. Diamo una bella mescolata al tutto. E no, mica abbiamo finito. Ancora un altro pezzo di salsiccia sbriciolata. Vai! E questo è il padellino dove andremo a cuocere la mia frittata. Metto un cucchiaio d'olio in modo da sporcarla tutta e andiamo a versare le uova e tutto il resto in padella. Svuotiamo tutto per bene, non lasciamo nulla, mi raccomando, facciamo le cose fatte con precisione. E adesso l'accortezza importantissima che si deve avere è che la fiamma deve andare bassissima, deve essere, guardate, quasi spenta. Questo perché dobbiamo dare tutto il tempo necessario affinché le uova cuociano anche all'interno della frittata. E per questo ogni tanto la muoviamo così con la paletta. Quando sarà il momento di girarla, mettiamo un piatto sopra e fa così, la andiamo a girare dall'altro lato per farla cuocere sotto. E voilà! E questi sono i colori del genuino, guardate che belli che sono. Tutto naturale, tutto semplice, tutto a chilometro zero. Adesso diamole il tempo necessario di cuocere, mettiamo il coperchio sopra, fiamma bassissima. E arrivati a questo punto devo dire che la frittata è davvero fatta. Possiamo toglierla dalla padella e la versiamo in questo piatto. Voilà! Cosa ve ne sembra? È una frittata o un tortino? E questo è il mio concetto di frittata, per me deve essere così, bella, consistente, piena, alta. Non mi piacciono quelle sottilette, rinsecchite, senza nulla all'interno. Questa è quella che fa per me. Andiamo a vederla più da vicino e soprattutto andiamo ad assaggiarla. Cosa ci servono? Due belle fette di pane casereccio, fatto ieri, con la nostra farina con grano tipo 1. È importantissimo il grano per fare un pane come si deve. E andiamo a tagliare il mio spicchiettino di frittata. È importante metterla nel pane quando ancora la frittata è calda e poi bisogna avere la costanza, il coraggio, la determinazione di lasciar passare almeno un'oretta affinché la frittata si riposi nel pane, si rilassi, rilasci tutti gli umori nel pane e poi andiamo ad assaggiare. Pazienza ragazzi, che dura resistere, stavolta è davvero durissimo ma dovrò farlo per voi. Guardate qui l'interno, guardate la salsiccia come spicca col suo rosso Calabria, le code di cipolla che danno tutta una dolcezza e ogni tanto il pizzico del pecorino che darà un gusto esclusivo. Ed eccomi qua, ho atteso 45 minuti, non resisto un solo attimo in più. Guardate qui, ho voglia di azzannarlo. Che delizia ragazzi miei, dovete assolutamente provare a farla quando ne avete possibilità e occasione e non ve ne pentirete. Guardate qui, un tortino in mezzo al pane, che profumo, profumo davvero di Calabria. E non vi preoccupate del partner, perché la cipolla rossa dolce, la coda di cipolla così, non puzza assolutamente, è solo dolcezza infinita, come quella che abbiamo noi calabresi. Vi farei dare un morso a tutti volentieri, mi dispiace non poterla fare assaggiare a tutti e dovrò sacrificarmi per voi.